Cosa succede, Giorgio? Ma perché? Che cosa hai combinato? Perché te ne sei andato? Per fortuna il sogno del Cagliari non avrà fine, perché rimarrà nel tuo ricordo, nei tuoi pensieri, nei tuoi atteggiamenti. Sei stato un amico, una persona di calcio, un presidente, una persona di quelle che ci metteva cuore, passione, sincera. Peccato, peccato, perché il calcio avrebbe avuto bisogno di te ancora per tanto tempo. Poi che fosse la terza, la seconda, la prima, la categoria non conta, come non te ne è mai fregato niente. Quello che ti importava era far divertire i tuoi ragazzi, se possibile farli crescere nel migliore dei modi, e gli esempi sono sotto gli occhi di tutti. Tutti quelli che sono passati dal Cagliari ti vogliono bene, te ne hanno voluto, te lo vogliono e te ne vorranno ancora. Faccio fatica a digerire che non ci sei più, Giorgio. Faccio fatica a non sentirti, a non ricevere il tuo messaggio che mi chiedi se posso esserci per la presentazione, se per la festa di Natale che cosa combini, eccetera, eccetera. Mancherai in maniera impropria, perché sei una di quelle figure che uno pensa siano sempre indistruttibili, quelle figure che nascono col calcio e muoiono col calcio. Ho anticipato un po' i tempi. Rimarrò nel pensiero di Gigi Riva, di Fratelli Armas, di te, Giorgio, che aveva un sogno e questo sogno continua ad aleggiare e dalle parti di San Vitale o dove capita, perché dove il GS Cagliari c'è ancora Giorgio Armas. Un abbraccio a te, anche se purtroppo virtuale e la virtualità non ti piaceva, e un abbraccio caloroso alla tua famiglia. Ciao Giorgio, ti ho voluto bene e te ne voglio.